Importavano ingenti carichi di cocaina, hashish e marijuana nella capitale, approvvigionandosi direttamente nei paesi produttori. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito arresti, perquisizioni e sequestri nel Lazio, Lombardia, Campania e Calabria nei confronti dei componenti di quattro organizzazioni criminali autonome ma correlate tra loro da sodalizi criminali ed economici. Si tratta di un'indagine complessa che è durata circa 2 anni, che ha portato al sequestro di oltre 230 kg di stupefacente di vario genere e che ha consentito di delineare i contorni di quattro gruppi criminali operanti prevalentemente nell'area romana, nel territorio di Anzio e Nettuno, nel quartiere romano di Cinecittà. E in particolare una di queste organizzazioni aveva dei qualificati contatti con organizzazioni criminali in Sud America e dell''Ndrangheta e della Camorra. Vediamo gruppi che tra di loro entrano in contatto per organizzare importazioni e poi hanno una loro vita autonoma e una loro autonomia operativa, nonché molteplici fonti di approvvigionamento di stupefacenti. Il primo gruppo aveva la base operativa a Cinecittà ed intratteneva rapporti di affari con esponenti dei gruppi Senesi e Casamonica. Il secondo gruppo criminale, capeggiato dal pregiudicato Salvatore Allocca, i cui componenti erano di stanza a Guidonia Montecelio, operava sull'asse Milano-Roma nella compravendita di vari tipi di narcotico importato dalla Spagna e successivamente immesso sul mercato della zona sud-est della capitale. Il terzo gruppo criminale operava nella zona di Nettuno ed era capeggiato dal noto pregiudicato Franco Lasi, specializzato nell'importazione in territorio italiano di rilevanti carichi di droga direttamente nelle aree di produzione e collegato ad esponenti di organizzazioni criminali albanesi, boliviane, colombiane e venezuelane, nonché al noto clan camorristico Mazzarella. Sì, per noi è il soggetto principale dell'indagine. E appunto è lui la persona che dalla ricostruzione che abbiamo fatto era in grado di gestire questi rapporti ad alto livello per l'organizzazione di importazioni di ingenti carichi di stupefacente sia dal Sud America ma anche dall'Albania per quanto concerne la marijuana. Ovviamente per realizzare importazioni di stupefacente dalle zone di produzione è necessario disporre di tutta una serie di un apparato logistico molto complesso e questo implica appunto la necessità di intrattenere contatti con gruppi criminali di varia natura. In particolare l'organizzazione che abbiamo disarticolato si appoggiava a soggetti riconducibili al clan Mazzarella per far entrare nel territorio nazionale container dal porto di Napoli contenenti cocaina. Il quarto gruppo criminale, capeggiato da Massimo Ludovisi ed operante nella zona di Anzio e Nettuno, nonché nell'isola di Tenerife, era invece dedito all'importazione in Italia di ingenti carichi di cocaina che venivano trasportati dalla Colombia a bordo di barche a vela, scaricati nell'isola spagnola e successivamente trasportati in Italia, occultati all'interno di autovetture. In tutto sono 50 le persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Capitolina per associazione a delinquere e traffico internazionale di sostanze stupefacenti.